pronto a entrare presumibilmente nel corso del secondo tempo. Attenzione Sien che perde palla, e allora la possibilità per il Liverpool col palo, ancora la palla lì per Sterling, e poi c'è il gol alla fine di Joe Allen. Passa in vantaggio il Liverpool al 17° minuto con il gol di Joe Allen dopo una, ma poi nulla da fare per il portiere del Milan sul secondo tentativo da parte di Allen. Stiamo rivedendo con il piede slaccava Abbiati, poi sulla respinta è ancora Allen a sbloccare questa partita che comincia in salita. Vedere, controllo da parte di Sterling, Rami lo attacca e poi pesta il piede. Sterling non fa nulla per restare in piedi, ma il fallo sembra esserci tutto, lo vediamo qui. Poi un tuffo da parte di Sterling di portarsi sul 2-0 con Ricky Lambert pronto a battere. C'è la parata però di Abbiati, che è il capitano della squadra rossonera, che intuisce le intenzioni del centravanti del Liverpool e gli para il rigore. A destra si libera Emre Can, si accentra Suso, vede dall'altra parte l'arrivo di Coutinho che punta a Bonera, poi il tocco ancora per Suso e c'è il raddoppio del Liverpool che chiude i conti con una bellissima azione di contropiede, il sinistro di Suso, 2-0. Brendan Rodgers hanno notevolissima tecnica. Coutinho che torna con l'esterno da Suso con il piatto a metterla nell'angolo dove Gabriel non può arrivare. 2-0 per il Milan alla fine di un secondo tempo nel quale Milan ha forse giocato meglio del Liverpool, però alla fine è stata la squadra inglese a passare. Lotta Cristante in mezzo al campo, vince un rimpallo, può andare verso l'area, al suo fianco Balotelli, la conclusione di Cristante e la parata di Mignolet.